Sono addolorata, sconvolta, disgustata, spaventata di mettere al mondo un figlio perché siamo circondati da questa gente veramente miserabile dentro. È ancora scossa Daniela, incinta al quinto mese di gravidanza, la raggiungiamo nell'ospedale di Lamezia Terme, nel reparto di ortopedia, dove si trova ricoverata la madre, aggredita insieme al genero di origini dominicane, la sera di Ferragosto, al termine di una cena consumata in un lido del lungomare di Falerna. Un'aggressione che, secondo quanto denunciato agli uomini del commissariato di Lamezia Terme, sarebbe avvenuta per motivi razziali. Tre delle persone che avrebbero partecipato al raid sono state identificate, mentre per gli altri proseguono le indagini. Sono stato malmenato da più di 10 persone, dicendomi di risalire in macchina e di andarmene via perché lì non ero ben accettato, perché eravamo in Calabria e in Calabria i neri non erano ben accettati. Un'aggressione che sarebbe continuata anche quando i tre, la coppia e la suocera, si sono recati a prendere la macchina nel parcheggio, insulti razzisti, sprangate, pugni, calci che avrebbero visto protagonisti anche alcuni extracomunitari. La suocera ha visto che avevo più di 5-6 persone addosso che mi malmenavano e se aggiungevano altre, lei ha acceso la macchina correndo per chiedere di allontanarsi, di lasciarmi, che io ero il suo genero, che lei gridava che ero suo marito, che era incinta. E la loro risposta è stata: anche voi cosa vi fate con un nero di merda? La donna si trova ricoverata per la rottura dell'omero e ha una prognosi di 30 giorni. È andata meglio a Carlos, che nonostante i traumi e le contusioni ora sta meglio, ma della Calabria non ha un buon concetto. Pensi che la Calabria sia razzista, questa Non lo penso, ne sono sicuro perché non ho avuto le conseguenze, mi scusi. Cioè, sono stato in Tiziana ospedale un Bagnato giorno per la intero, il suo CNews trauma 24. dappertutto.